Cosa che non va. Si riprende a giocare, seconda quarta, il primo si è concluso 21-11 per Costa Volpino. Costa Rimini Volpino sonnecchia, Costa Volpino sì, sta giocando bene. Stesso quintetto. Tutto bene, molto bene in attacco Costa Volpino, che ha trovato ottime percentuali di tiro dal campo. In difesa hanno dovuto faticare più di tanto. No, difesa infatti schierata, Rimini ha dato le obiettive e difficoltà a attaccare fino a questo momento la difesa di Costa Volpino. Assolutamente d'accordo. Vengono fischiati i passi a Meschino. Meschino. Beh, forse un po'. Forse poteva starci. Peccato. Persino troppe soluzioni gli sembrava di avere. Ha esagerato. Cioè, i quintetti sono gli stessi che hanno concluso il quarto. Esatto. Voglio vedere Belloni e Azzola incidere. Azzola ha un brutto cliente a Sanche, però non so, o è infortunato o non lo so. Troppi palleggi sul posto, arresto tiro, finisce nelle mani di Meschino che controlla in qualche maniera la palla. Vedi che l'attacco, comunque la palla in attacco a Rimini proprio gira male in questo momento. Sì, sì, tanti sì, palleggi sul posto. Assolutamente forza d'accordo. Tratta Becerra, il cameriera e va a appoggiare. Forse Becerra toccato. Si difende Assan, in quattro. Pensa al tiro da tre. Di Assan, primo va. Fallo, niente. Palla ancora riconquistata da Rimini, dal numero 18 Brighi. Cerca un compagno libero, riceve in questo momento Tassinari in angolo, finta il tiro, forza l'entrata, arresto, tiro. Molto bello allontanamento di Bosio. Molto bene, molto azione di attacco personale, molto efficace. Bello, peggio, mi è piaciuto. Con bei movimenti. Però mi sa che si è fatto male la caviglia. Gli costa caro segnare due punti. Belloni con Guerci. Belloni per Guerci, uno palla contro limite. Uno, palla nel suo ufficio, viene raddoppiato, scarico, finta il tiro, invece finta l'entrata, fa l'entrata. E qui ho visto qualche difficoltà in più a servire. Beh, niente, Guerci viene raddoppiato sistematicamente. E quello ci sa. Beh, sì. Credevo che liberasse più spazi, vediamo. Viene rimessa male la palla da parte di Costa Volpino, si prende questo tiro. Mancavano ancora 11 secondi, non si è capito molto bene questo tiro fuori dalle schermi. Stavano contando. Non rientra più i nessuno secondi in difesa. Non si sono capiti. C'è confusione? Ma non lo so, un po' di supponenza in questo attacco di Costa Volpino. Doppio blocco, si allarga ma non riceve Meschino, blocco di Guerci. Palla Meschino che si prende questo tiro da tre, finisce lungo. Qui Guerci aveva visto un buono spazio sul roll dopo il pick, cioè Belloni invece ha ribaltato la palla. Quanto ho fatto di vedere, cioè quello visto di buono in primo tempo di Costa Volpino in queste prime tre azioni, insomma. No, non lo sto più hanno vedendo. Cancellato l'ottima prestazione del primo quarto. Sono d'accordo. Fallo in attacco di Bosio, palla persa quindi. Rienta Centottani ed esce Belloni dopo 1 minuto e 30 di gioco del secondo quarto. Avrà tempo, penso e spero, in questa partita. Vediamo un po', non addormentiamoci. Quindi Azzola ancora in entrata, sappiamo che lui è un tiratore, scarica invece per piedi per il timido, il timidone, per il timido Becerra. Piedi che va per terra. A segno, sì, assolutamente. Per il suo quinto punto personale viene fischiato il fallo a Centottani. E lui tende a fare molti falli. Sì, si fa ingolosire secondo me. Sì, anziché difendere di più con le gambe, recuperare la posizione, cerca sempre di rubare la palla. Mettere una pezza, sì. Ed è stato colto in fallo dalla coppia arbitrale. Assan su Becerra, evita anche Guerci. Assan, finta di naso, va a canestro. Cos'è sta roba? Meschino l'ha intimidito. Finta di barba. Si prende il tiro Azzola, niente, fa un giro sul canestro Meschino. Meschino si dà la spinta per tornare in difesa. Ancora Assan, scarica questa volta. Finta il passaggio, fa qualcosa. Ancora Assan, si prende il tiro da tre. Niente, primo ferro.
Tassinari si ingroppa con Becerra. Quasi un po' concitata del gioco, si è il passato là. Lo scarico per Guerci da parte di Centottani. Guerci in transizione, wow. Sì, rientra male chiaramente Rimini su questo. E torna questa. Subito in campo Silvestrini a questo punto, la palla deve girare in un altro modo. Si alza anche Gabellieri, mi sembra. Hassan gira molto bene su se stesso, non sa chi dà la palla. Bella. Sotto al numero Bella 18 palla. Brighi, lasciato in maniera inspiegabile da solo. Sono cascati canestro. Nelle finte di Hassan, che comunque certo è uno dei più temuti e miglior realizzatore della squadra fin qui. Quindi Becerra potrebbe passare la palla a Meschino. Meschino, che sente il contatto, viene raddoppiato. Sente e il la contatto, palla viene ma non quello giusto. Brighi, passaggio schiena, dietro la schiena, arriva l'inchiodata. Time out immediato. Arriva l'inchiodata di Marengo, diciamo, abbastanza sfrontatino il signor Brighi. La pagherà. Comunque ha fatto una bella cosa. No, no, bella azione, bellissima. A noi amiamo lo shot time, per cui apprezziamo questa giocata anche un po'. Qui Meschino non ha visto negli specchietti Brighi, sì che comunque sapeva benissimo che c'era l'aiuto su quel lato, sul fondo cioè. Vuoi ritentare con la classifica? Devo ritrovare la pagina. Mi cucio. Ti cuci la bocca. Qualsiasi orifizio. Eppure il giornalino non ha molte pagine. Eppure sfugge. È sfuggente la classifica. Tu riesci a trovarla? Eccola, ecco qua, la classifica. Vai. Domandone, inizio dal fondo, no, ovviamente. Okay. Ultimo posto, Ortos Lugo 2 punti. Spilimbergo penultimo a 2, Rimini terz'ultimo a 8 punti. Poi Saltimo alla settima posizione, dove è posizionata Costa Volpino con 12 punti. Poi guida chiaramente la classifica Castellanza, che ha perso una partita con 22 punti. Sì. Seconda Orzinuovi a 20 punti, che ricordo Costa Volpino ha battuto in trasferta Orzinuovi. Quindi, esatto, partitona, sì. Quindi è un 2014 che potrà regalare a Costa Volpino un sacco di speranze, di buone nuove. Sì. Ti do ragione, Gio. Secondo me Costa Volpino poteva avere persino più punti di quelli che ha. Ecco, adesso un po' di. Sì, ha perso qualche partita abbastanza rocambolesca. Meschino, bel tiro. La zona di Rimini. Meschino piazza dalla media. I suoi due punti per il 28-17 quando mancano 5 punti. Rientra c'è bene una partita con sono stati fiscati 3 falli con pochi falli, sono stati fiscati 3 nel primo quarto, 2 nel secondo. Sì, il tempo ragione. Corre veloce. Ma devo dire sì, entrambe le squadre non pensano a fare altro che a giocare, falli pochissimi. Tripla in transizione. Da 3, Planezio. Tutto facile, 31-17. Bellissimo. Due schiaffi subito al rientro dal timeout di Costa Volpino. Rimini, vediamo se accusa il colpo. Brighi e Hassan intanto sono usciti. Scarico in ala, non va a segno il tiro. Alle polveri bagnate a Rimini, capace anche di fare 90 passapunti in una partita. Vabbè, sai che difesa a zona sempre di Rimini, alto basso, basso alto, non va a segno il tiro di Planezio. Lunga transizione offensiva di Rimini, ricopre molto bene Planezio, è stato molto bravo. Molto veloce, molto bravo a rientrare. A recuperare dall'attacco alla difesa, coprendo la linea di passaggio, è stato veramente eccellente in questa azione. Assolutamente sì, torna in campo il baronetto al posto di Meschino. Non ho ancora visto Franz, non c'è oggi Franz. Franz, già, yeah, non so. Risposto nine oggi. È rimasto fermo alla frontiera, forse. Ah, ho capito. Manca solo lui, una bella schiacciata. Viene esatto. Invece è fischiato il fallo a Planezio. Allora, Planezio. Il secondo fallo di squadra di Costa Volpino, che manda in lunetta il numero 6 Tassinari. Possibilità per gli Scrubs di portarsi a 18 punti. Così è. 31-18, 4-0-7 al termine. Più 13, dai. Non addormentiamoci. Mette. A segno anche il secondo. Li mette entrambi, pressione. Un po' di pressione, palla alla Planezio che supera la metà campo.
molto bene, e si prende subito il tiro così sul primo passaggio, con mani in faccia, non era il massimo dei tiri, no eppure ottimo. E qui Centanni, terza palla rubata, palla recuperata, bellissima. C'è anche il contropiedista, viene servito al volo, mette la BS, cerca di liberarsi, fallo e segna il capitano Guerzi. Ottimo, avrà anche il lunetta per un tiro addizionale. Cambio immediato, l'avevi invocato ed eccolo che arrivare Franz Franzoni è sul cubo del cambio per Costa Volpino. Se segna, immagino, se segna ci sarà il cambio, se no si riprende a giocare. Va a segno, così cambio è. Per Guerchi, esce tra gli applausi e pressione a tutto campo anche per Costa Volpino. La trovate pochi minuti, ma di qualità per il capitano. Chiaramente che nelle ultime partite è stato ancora, diciamo, uno tra i migliori in campo, sì, con più di 20 punti segnati. Insomma, qui Silvestrini rischia il vero passaggio schiacciato, è arrivata una simile stoppata alla veloce di Franzoni, ma viene giudicata fallosa dalla coppia arbitrale liberale Sordi. Franzoni, grande atleta. Masqueo è veramente un grattacielo, è altissimo. Quindi Franzoni spara in lunetta a Marengo, il numero 19. Pardon, Marengo, non Squeo. Torna in campo Brighi per Rimini. Fallisce il primo personale. Ahimè, ma il secondo lo mette di sicuro. Basta che cade in avanti e la mette. Voilà. Un Marengo. Da non confondere con i Fiorini, altra moneta. Sì, qui Cent'anni si complica la vita, stranamente. Sì, è cambiato perno. È una pressione difensiva, Rimini a tutto campo, molto più aggressiva, fronte a tre giocatori sulla rimessa rispetto a quella di Costa Volpino. Silvestrini scarica, si prende il tiro. Gabellieri, che è timido anche lui, vedo che non esita a tirare sul primo infatti passaggio. Assolutamente raddoppiato, scarica la vita anche lui, la ahimè. Palla è purtroppo andata lì dove poi si tira l'acqua per ripulire, esatto. Però non diciamo cos'è, lasciamo questo indovinello. Si svitta Marengo, subisce il contatto, giusto la fischiata, subisce il contatto Silvestrini da parte del Baronetto. 2-1 palla al centro, cambio, mentre rientra Becerra in campo ed esce Azzola dal numero 14 Nando Becerra. Rimessa in zona di attacco per Rimini, palla ribaltata, scivola momentaneamente, vediamo se va a segnare, cerca Bosio. Un lay-up Bosio, ma che non va a segno, pretenziosa, forse cercava il fallo. Sì, beh, adesso attaccare senza mai ribaltare una volta bella la palla, bella palla di Cent'anni per cerca Baroni, cerca di recuperarla, si fa largo, devo dire super Baroni veramente. Qui Planezio quasi riesce a rubar palla. No, Baroni bravissimo, un pallone di Cent'anni stupendo comunque. Ma Baroni se l'ha costruito bene questo canestro. Chiude il palleggio Silvestrini. Crossover, prende l'entrata, cerca di farsi largo, passaggio sotto. Un po' di confusione in questa azione di attacco. E qui esce con la palla. Esce dal campo, scusate. Gabellieri. Qui Brighi ha tentato di nuovo il passaggio dietro schiena a Marengo, ma stavolta non è andata bene. Erano un po' troppo nello stretto. Si alza il muro di Costa Volpino, che ha in campo Baroni, Franz e Meschino. Vediamo come la giocano. Io segno una bella schiacciata di Franzoni
entro la fine di questo quarto. Oh, lo spero tanto, guarda. Intanto è entrato e si sente aglio. Guarda, mi sento forte, la quoto a 1,01. 1,01, ok. Ci mettiamo una birretta, dai. Una birretta, quello mi sembra il minimo, se no cosa siamo venuti a fare qua? Ed è gol. Ed è gol. Non trattiene Franz. Era già partito per andare a schiacciare. Esatto. Però purtroppo il bavaglia. Purtroppo però il tracciante è finito largo. Un po' troppo largo era. Peccato. Attacco Rimini, 1,56 al termine, 38-20 più 18. Partita che ormai è indirizzata abbastanza chiaramente. Cambio sistematico sul blocco qui. Silvestrini, numero. Sì, sì. Andata bene, va. Deve un po' inventarsi l'attacco di Rimini. Sì. Ma invenzioni. Così, Baronetto, personale. Viene aiuto e recupero. Stava al buco. Arresto, tiro. E lo centra. Facilissimo. Eh? Facilissimo. Facilissimo. Ho fermato anche a chiedere. Che... Posso? Io entro, permesso. 40-22, ormai Costa Volpino vola sull'entusiasmo di questo risultato. Robusti blocchi di aglio. Virata, bello, arresto. Rischia i passi. Viene fiscato il fallo all'entrata del numero 18 Brighi. Brighi. Numero 13. Silvestrini ha qualcosa da dire a Brighi. Secondo fallo per lui. In lunetta con due tiri liberi. Brighi. Baroni si lamenta dei blocchi ciechi di aglio. Vabbè, comunque ripeto, un Rimini che è in attacco ha un po' di problemi a far girare la palla. Sì, abbastanza. Si affidano molto a soluzioni personali, individuali. Sì, giochi a due al massimo. E... Si sì, hanno sì, un sì, po' sì, di... D'altra parte polveri bagnatissime sugli scarichi, il tiro da tre non è entrato. Ricordo fosse un tiro da una certa distanza di Tassinari, ma che è l'unico che ha la licenza, tra l'altro. 40-22, quindi due tiri liberi per Brighi. Mette quasi a segno il primo. Beh, dai, è uscito di poco. Andrà meglio il secondo. Mette a segno il secondo, 40-23. Baroni e Marengo sono collerici. Attenzione a quei due, quindi 180 si abbassa, tira da tre, con tutto questo spazio Franz recupera il pallone e prende un fallo. Il fallo i Gabellieri, quindi sarà ancora rimessa in zona d'attacco. 23 secondi per questa azione di attacco, viene chiamato un minuto time out ospite da parte di Rimini. È abbastanza inspiegabile questo minuto. Vabbè, ce l'aveva, lo butti via, no? Eh no, non si porta a casa niente. Ah no. Soprattutto con tutti questi chilometri da fare per rientrare. Eh sì, un bel viaggetto anche da Rimini, nobile decaduta. Ha avuto dei trascorsi importanti comunque Rimini, come mi ricordavi poc'anzi. Ha fatto un sesto posto in Serie A. Come suo massimo risultato, il coach della promozione in Serie A è stato Pasini, poi è subentrato anche Bucchi in anni successivi, ha partecipato alla Coppa Korać, che non so nemmeno se ci sia più. Rimini, dove ha cominciato a giocare anche Myers, che era dato sulle tribune oggi invece. Anton Myers. Voci incontrollate. Lo davano sulle tribune e invece niente. Non ci credo più da quando mi ha detto che c'era Pittis con Treviso. Ah, sì, con tutti questi caduti in campo, se voleva esserci anche lui, non poteva mancare. Perché oggi non è convocato, ma suo figlio gioca a Rimini. Comunque Rimini, tantissimi giovani, linea giovane del proprio vivaio, tra l'altro. Sì, 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 molto bene. Questa cosa ci piace, fa onore a Rimini, perché noi vogliamo vedere chiaramente i ragazzi giocare in campo. Altro che. Secondo fallo per lui, rimessa in zona d'attacco Vinigas. 42 secondi, 17 punti. 42 secondi al termine di questo secondo quarto, prima della pausa lunga. Lunghissima. Va a segno, ancora Becerra, 42-23.
Nando Becerra comodo. Silvestrini fa sedere Baroni. Il Baronetto finisce lungo, ultima azione per Corso Volpino che Bianco può girare breaker. La polenta. Anche il breaker, dicevo, Silvestrini in questo caso. Notevole cambio di mano. Quindi si andrà per il più classico del pick and roll. Ragazzo, però in questo momento buon aiuto il recupero. Entra Tona, viene spinto, sì, non viene visto. No, dall'arbitro. No, oggi questi palloni secondi, non li tre, mette. Silvestrini si prende il tiro da tre, primo ferro. Finisce qua il secondo quarto, 42-23 per Corso Volpino.